Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi, giorno 1 di giugno 2024, è uscito il nuovo dungeon. Il nuovo Crisis Dungeon, in questo caso Hanaja Hill, con le rispettive difficoltà normal, hard e poi a parte la very hard, che ovviamente tratteremo come sempre, una guida che faccio ormai praticamente di tutti i dungeon, anche se ormai le difficoltà normal e hard per i veterani del gioco rappresentano una difficoltà non tanto elevata, però è giusto magari per chi sta iniziando a giocare o chi magari vuole iniziare a vedere anche come poter costruire un team, come poter iniziare, diciamo, a gestire la situazione, può far comodo vedere, diciamo, una guida o comunque avere dei piccoli suggerimenti da parte di qualcuno che ha già affrontato il percorso. Quindi difficoltà normal e hard, che ovviamente includerò assieme perché le ho fatte praticamente in auto, quindi ve lo dico già perché mi sembra abbastanza ovvio. Non commenterò tutte le run avendole fatte in auto, ma vi dirò tutti i suggerimenti e tutti i consigli già qui in questa introduzione, in modo tale che voi possiate vedere soltanto la run e magari cercare di prendere spunto, magari cercare di vedere un pochettino la situazione. Vi avviso che nella difficoltà hard la situazione è un po' più complessa rispetto al normal, perché la difficoltà normal è molto easy, è veramente molto easy. Partiamo da un power level di 97.000 fino a 137.000, che praticamente, ripeto, per i veterani è quasi la base ormai, quindi non c'è una grossa difficoltà, anche perché, come potete vedere, i nemici non sono così ostici, quindi di conseguenza si possono tranquillamente affrontare e ovviamente avere a disposizione già le debolezze elementali dei nostri avversari vi consentiranno di poter costruire un team migliore. C'è da dire che il boss finale ovviamente è debole a tuono e fuoco, quindi potete comunque avere la possibilità di buildare un cloud fuoco e uno Zac tuono se ce l'avete. Io sono andato invece con doppio tuono, sia Zac che cloud, ma effettivamente parlando sarei potuto andare anche con fuoco tuono, mentre invece per quanto riguarda Scorpion Sentinel ovviamente ghiaccio tuono, e poi tutto il resto, come potete notare, i custom sweeper sono praticamente tutti tuono. Sigillo X raccomandato per tutti, quindi una volta sapute le debolezze e le raccomandazioni dei sigilli non c'è assolutamente problema per quanto riguarda la run. Infatti il mio team, come potete vedere, prevede due elettrici, ovvero sia Zac che Cloud, con le nuove armi della collab di Monster Hunter, anche per farvele vedere in azione. Ho approfittato, diciamo, di questa cosa proprio per farvele vedere in azione. L'arma di Cloud è incredibilmente buona, ragazzi. Questa, per chi possiede un Cloud DPS fisico, è praticamente un must pull. È l'arma secondaria definitiva che potete affiancare in qualsiasi situazione a Cloud. Mentre invece per quanto riguarda Zac, forte la Zinogre Blade, però purtroppo pecca tantissimo di Refined. Quindi o viene utilizzata come arma principale con tanti overboost, oppure si può utilizzare, io in questo caso l'ho messa come secondaria perché la Ceremonial Blade mi dà molti più bonus messa come arma principale, però nell'eventualità riuscissi a poter pareggiare bene la situazione, metterei comunque la Zinogre Blade come principale proprio per sfruttare meglio i bonus da danno di tuono, visto che comunque qui un pochettino andiamo a peccare. Matt invece, al solito, ormai per me Matt è imprescindibile, in questo caso però buildato con una Bramble Spine e una Centipede che mi consentono comunque di avere un'ottima difesa fisica, un buff fisico ulteriore per i nostri alleati, visto che è un team monofisico, però avere anche la difesa fisica, quindi diciamo che da un lato mi danno cure, difesa fisica, quindi diciamo che va bene. Al posto della Centipede, per chi ce l'ha, può usare il Siringone se vuole stare più sicuro, di avere quindi una difesa magica e fisica in contemporanea al posto di una sola difesa fisica, però questo ovviamente è a vostro discapito. Le statistiche di Zac, per chi le vuole vedere, sono queste: circa 10.000 HP, che
sono ormai praticamente la norma. 3400 di attacco, che sicuramente potrei aumentare nel momento in cui avessi buildato Cloud Fuoco e quindi avessi lasciato un po' più di possibilità a Zac di buffarsi, ma qui invece sono andato proprio di due tuoni proprio per farveli vedere quasi a confronto. Summon di Bahamut semplicemente perché non volevo la limit di Zac e volevo un attacco AOE che si potesse comunque caricare anche nel tempo. Tutte materie che ovviamente qui ovviamente messe un po' a casaccio, anzi questa tra l'altro messa completamente a casaccio, perché in realtà avrei dovuto mettere questa, però ho messo comunque il sigillo AX perché comunque mi serve il sigillo AX, mentre lui con la ceremonial ha comunque il boost sul sigillo circolare, che a noi in questo caso non interessa. Sub weapon invece tutto a tema tuono, con due armi che aumentano addirittura gli HP diciamo il boost tuono, e la shock buster di Glenn che mi dà attacco fisico tuono. Questo perché? Perché ovviamente Zac in questo caso grazie alla ceremonial mi gioca tanto sul boost physical ability, quindi è vero che ho un livello meno del massimo del boost attacco fisico, però ho un discreto boost elementale tuono di livello 5, ma un ottimo boost di livello 5 per le abilità fisiche, quindi mi consente di fare comunque dei buoni danni con Zac anche se non eccelso. Per quanto riguarda Matt invece 11.000 HP, proprio completamente tankoso, difesa magica alle stelle e 2.500 di healing che mi consentono comunque di curare molto, specialmente perché non ho una cura primaria, in quanto l'arma principale è la Bramble e le uniche cure che farò sono quelle dettate dalla cura all dell'ultimo slot dell'arma, quindi devo necessariamente pompare healing, altrimenti non curerei praticamente niente. Infatti ho messo praticamente tutta difesa magica, fisica, HP eccetera eccetera, per rimanere il più in alto possibile di vita e quindi permettere di poter buffare tutti quanti gli altri per un maggior numero di tempo. Tutte limit in questo caso sempre che boostano le statistiche, tranne la cura finale che serve appunto per curare. E poi come limit ho preferito il Gigantic Shield, semplicemente perché nell'eventualità la modalità auto, perché ovviamente ho giocato in auto queste due difficoltà, avesse spento l'intelligenza e avesse acceso la deficienza artificiale, avrei potuto comunque darmi una difesa all'ultimo minuto se proprio lo ritenevo necessario. Mentre invece per quanto riguarda Cloud, un toro incredibile, 4100 di attacco, quasi 10.000 HP, summon di Ramu semplicemente perché lui ha un boost un po' più alto delle stats, infatti come potete vedere l'attacco fisico è al massimo, il boost lining è al massimo e addirittura sono riuscito a infilargli anche un bel boost per 4 di physical ability, che comunque è veramente molto buono, da dettato anche dal fatto di avere praticamente una ultimatic di Glenn con poi due armi che mi potessero incrementare, una attacco fisico tuono che comunque sia come attacco fisico sono già abbastanza messo bene, e poi invece HP abilità fisica con appunto l'arma di Lucia che mi consente appunto di incrementare non solo gli HP ma anche il boost ability fisica, dato che comunque già il boost attacco fisico e il boost tuono sono abbastanza discreti. È ovvio che qui ho diviso le risorse dei boost elementale tuono perché appunto sto portando 2 DPS tuono, ma qui se avessi buildato Cloud Fuoco per esempio Zac sarebbe stato molto più forte, però diciamo che a me per il momento sta bene così. Non ho una grossa difficoltà soprattutto per questi dungeon che sono normale hard, quindi capite bene che non c'è tutta questa difficoltà, e quindi questo è il team che ho utilizzato in entrambe le difficoltà. Discorso diverso invece per i nemici che vediamo qui, ovvero nella sezione hard del dungeon in questione, perché dovete fare molta attenzione alle macchine che vedete in basso a sinistra, Custom Sweeper e Death Machine. Perché? Perché queste infami infliggono poison, quindi fate molta attenzione al poison che vi viene inflitto, quindi portate una cura poison qualora l'abbiate, e fate anche molta attenzione al Bloody Worm che è veramente tosto. Nonostante tutto nella difficoltà hard, che comunque sia non è una difficoltà molto pesante, però ragazzi il Bloody Worm può essere un muro,
quindi alzate il più possibile le difese fisiche, prendete anche il bonus per quanto riguarda l'innalzamento della difesa fisica, perché è veramente infame, è molto 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 infame. Quindi cercate di buttarlo giù il prima possibile, non fatevi fare troppi danni. Io stavo rischiando letteralmente di venire spazzato via, ma poi fortunatamente ho comunque gestito la situazione anche un po' manualmente per evitare casini. Ma fate attenzione, queste sono le uniche cose che ci tengo a dirvi, perché io comunque le ho fatte in blind, questi dungeon li ho fatti in blind, ho visto che il boss finale era debole a quegli elementi e quindi ho costruito i team attorno a quegli elementi, senza sapere ovviamente a cosa fossero deboli gli altri. Però come potete vedere c'è anche una buona debolezza ghiaccio, c'è anche debolezza vento, quindi potete comunque secondo me gestire un po' la situazione. Detto questo, non c'è altro che vi devo dire di questi dungeon. Spero che comunque al solito il video possa esservi utile. Vi lascio alle run complete, ovviamente fatte in auto, che almeno si risparmia un po' di tempo e si risparmia un po' di roba, ma la cosa fondamentale era sicuramente questo pre-briefing che facciamo ogni volta prima di lasciarvi alle run. Detto ciò, veramente non ho altro da aggiungere, vi lascio alle run e io vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye! よし。 当然だ。 よし。 状況を把握。 応戦する。
状況把握。応戦する。よし。 敵を確認。はい。お見舞いしてやる。
これより戦闘状態に入る。よし。接敵。交戦する。 これより戦闘状態に入る。